Una scuola che riesce a tenere aperte le proprie porte anche il 10 di luglio è sicuramente una scuola viva, una scuola che funziona. E questo è il senso dell'evento che si sta svolgendo oggi qui all'Itisgatta di Sala Consilina, la manifestazione conclusiva del progetto Scuola Viva anno 2016-2017. Sono stati 8 i moduli attivati, ma ascoltiamo dalle parole della dirigente scolastica Gelsomina Langella com'è andato questo primo anno di Scuola Viva. Il nostro progetto si chiama 8 modi di vivere la scuola, perché abbiamo avuto l'idea di realizzare 8 percorsi diversi, ognuno per ogni indirizzo. Abbiamo dato lo spazio alla creatività, al rapporto con il territorio, insomma ogni percorso meraviglioso. I dirigenti scolastici delle scuole che hanno goduto di questa opportunità formativa stanno scrivendo una lettera al presidente De Luca. Approfitto di questa occasione per ringraziarlo, perché per 3 anni avremo l'opportunità di continuare queste attività formative che coinvolgono il territorio e i nostri giovani. Ecco, ricordiamo che sono attività extra scolastiche, cioè si svolgono in un orario che non è quello tradizionale. Sono attività extracurricolari che in particolare vedono la scuola aperta al territorio, sia per accogliere ragazzi al di fuori dei percorsi formativi, sia per accogliere extracomunitari. Quindi in realtà la scuola diventa viva perché si apre a 360 gradi, non solo in termini temporali, ma anche come attività di ogni genere. E quindi collaborazioni con le associazioni, con gli enti pubblici che ci sono stati ovviamente in questo periodo? Sono tante, adesso non le posso elencare, ma i nostri 8 modi di vivere la scuola ci hanno dato delle opportunità di conoscere meglio delle realtà del territorio, ma anche di avviare delle collaborazioni che continueranno nei prossimi anni. 8 moduli che hanno riguardato non soltanto il liceo classico, diciamolo, ma anche gli altri istituti che fanno capo all'istituto superiore. Faccio l'esempio della moda che incontra la storia, quindi la realizzazione di abiti storici, oppure il modulo del nostro istituto agrario che ha riguardato le olive e l'opportunità di fare dei percorsi di approfondimento per i nostri ragazzi e offrire anche loro l'opportunità di acquisire più competenze per un ingresso più forte nel mondo del lavoro. Ecco, oggi è una giornata voluta per tirare un po' le fila di questo primo anno. Sì, è il primo anno che si conclude con grande entusiasmo, ma con dei risultati ottimi per tutti gli 8 moduli, quindi oggi è una giornata di festa. Qui siamo stati a premiare dei ragazzi che grazie al lavoro di un intero anno scolastico sono riusciti ad ottenere dei premi anche a livello nazionale. Ho detto ai ragazzi che sicuramente è un vanto per loro aver ottenuto questo premio, ma sicuramente è un tassello molto importante per il futuro del nostro territorio, della nostra collettività, che ci siano queste menti brillanti all'interno dei nostri territori, che sicuramente possono dare uno slancio anche non solo alla scuola, alle idee, ma anche all'economia di quella che è il nostro futuro. Tutti i progetti erano aperti a tutti gli allievi dell'IS Cicerone, diciamo che non so, le CDL col relativo esame che poi hanno sostenuto per conseguire la patente del computer, è stato un progetto frequentato da tutti gli allievi di tutti gli istituti, però è ovvio che l'IPSAS ha portato avanti il suo progetto sul sommelier dell'olio, che è un po' caratteristico un po' dell'indirizzo, il CAT, il geometra, l'ex geometra, ha portato avanti il suo progetto sul BIM, sulla progettazione, e, insomma, noi di moda, diciamo, l'ITIS ha portato avanti il progetto di moda, però Universiando è un progetto che ha interessato un po' tutte le scuole in realtà. Vi sono dei progetti specifici e degli altri che erano un po' generali. Volevo solamente ricordare che abbiamo avuto anche ragazzi, dato che il progetto era aperto a tutti i giovani, diciamo fino ai 25 anni del territorio, abbiamo avuto anche ragazzi delle scuole medie che sono venuti, hanno seguito il corso di robotica fino a un certo punto, diciamo chiaramente compatibilmente con i loro impegni. Insomma, missione compiuta. Certamente, noi ci sentiamo molto soddisfatti. Questi ragazzi imparano veramente delle cose utili. Ma diciamo subito che intanto sono i ragazzi bravi, quindi noi il nostro compito è aprire delle finestre. Quando i ragazzi apprendono e capiscono che è il loro momento, si buttano e il risultato arriva. E questa è la soddisfazione, che poi alla fine, se butti l'amo, qualcosa tiriamo nella rete. E allora la soddisfazione, ecco, su 40.000 studenti quest'anno che hanno partecipato a questo concorso nazionale a Milano,
Milano, dove ovviamente in giuria c'era la Microsoft, c'era l'Università di Milano, a testare questa con il primo premio per aver vinto per la realizzazione, diciamo, di un'app, che è un'applicazione legata tra l'altro al mondo futuro, quello dell'industria 4.0, e quindi è già siamo con i piedi, come dire, già nel futuro. Ecco, questo è il motivo di soddisfazione. Evidentemente i ragazzi hanno centrato l'obiettivo sia per quanto riguarda l'idea, sia per come si sono poi comportati anche nella presentazione di questa attività. Soddisfazione intanto per tutto il territorio, voglio dire, perché i ragazzi sono del territorio, quindi mi sento di dire che per il Vallo Iuliano si apre una bella pagina. Ci sono molte realtà in tutte le scuole del Vallo. È un momento buono questo, probabilmente dobbiamo dare speranza a un momento critico, no? che ci appartiene in questo momento, e i ragazzi, forse la cosa più bella che sta venendo fuori, in bocca al lupo a tutti loro. Giuseppe, com'è stata questa esperienza? Sicuramente molto formativa e molto interessante, anche per il fatto di aver incontrato ragazzi di altre scuole, aver visto anche la loro ottica in fatto di sviluppo di app. Sicuramente è stata un'esperienza che ci ha arricchito e ci ha permesso di ampliare anche le nostre vedute e vedere anche come ci poniamo nel rispetto degli altri territori italiani. Questi ragazzi che vedete hanno addirittura vinto dei premi, sono stati premiati anche qui stasera alla manifestazione conclusiva di Scuola Viva. Allora, perché vi hanno premiato? Allora, io sono Francesco Riggio e frequento la classe quinta B ITIS, ho appena conseguito il diploma, quindi abbiamo partecipato alla gara di robotica avente a Roma, cioè conseguente a Roma, e ci siamo classificati primi posti in campo nazionale, vincendo appunto una categoria che si chiama categoria senior, e consiste in esplorare un percorso ad ostacoli e successivamente trovare gas, luci e suoni. La moda incontra la storia, il titolo del modulo che ha riguardato la moda, ne parliamo con Lidia. Che cosa avete fatto quest'anno? Ma cominciamo, chi vi ha coordinato? La Gasaro, una persona eccellente, poi la Ricchi, un professore che appunto riguarda il mondo della moda, che ci ha aiutato, e altri professori, diciamo, come la Pezzella, che ha aiutato noi in questo percorso. Che cosa avete fatto durante questo laboratorio? Abbiamo fatto dei vestiti medievali, cioè abbiamo imparato nuove esperienze, abbiamo fatto determinate cose, tra cui tipo il nido d'api, cose che noi non sapevamo fare, abbiamo imparato solo all'età di 15 anni. Quindi dei vestiti d'epoca? Esatto, sì. Che poi vengono utilizzati anche nelle manifestazioni? Sì, anche nella manifestazione di Arte e Mestieri, che appunto sarà qui a Sala, e infatti una ragazza, lei metterà il vestito per Arte e Mestieri. Quindi è un'esperienza interessante per voi? Sì, abbastanza, fa crescere più che altro. Progettiamo il nostro futuro con il BIM. Noi parliamo di questo modulo con Pietro. Prima di tutto spiegaci in quale istituto è stato attivato questo modulo e che cosa significa. Questo modulo è un modulo che si articola in vari programmi che si occupano della progettazione 3D, ma soprattutto cambiano e vanno a rivalorizzare l'antico metodo di progettazione, perché con un'unica pianta si possono fare varie cose, come ad esempio si può passare in ambiente primus oppure in ambiente thermus per fare automaticamente sia la contabilizzazione dell'importo dei lavori, ma possiamo fare anche l'efficienza energetica, e quindi possiamo avere un attestato APE di prestazioni energetiche. Pietro, ma per chi non lo sapesse, che cos'è il BIM? Il BIM è un programma, prima di tutto, è un programma dell'H Software che si basa proprio sulla progettazione di un edificio. Enzo D'Arco, il Se Magico, il tuo laboratorio, sempre molto seguito dai ragazzi e sempre molto partecipato. Per fortuna sì, e questo è il sesto anno del laboratorio teatrale al Liceo Classico Marco Tullio Cicerone, e in questi ultimi anni all'Istituto Comprensivo Marco Tullio Cicerone, e quest'anno ci sono stati 33 ragazzi, e tutti ovviamente molto vogliosi di conoscere e di conoscersi attraverso il teatro, e questa sera c'è l'opportunità di vedere alcuni di loro, perché siamo al 10 luglio e non tutti hanno avuto la forza, l'abilità, la costanza di superare questo caldo così forte che ci sta attanagliando, e insomma alcuni di loro stasera ci regaleranno un piccolo momento che va a racchiudere un po' tutto quello che abbiamo fatto durante l'anno.
Paola D'Angelo, docente, ma anche poetessa, anche giornalista. Ecco, questa giornata che ha voluto prolungare un po' l'anno scolastico, qual è il senso di questa giornata? Il senso di questa giornata è raccogliere un po' le fila di tutto il lavoro svolto con Scuola Viva, che è appunto un progetto che si è svolto nel corso dell'anno scolastico 2016-2017 su 8 moduli. È un progetto finanziato attraverso un piano regionale, quindi ha dato la possibilità alla scuola di rimanere aperta il pomeriggio per intercettare le esigenze culturali del territorio, dei giovani, e si conclude oggi con questa bellissima festa che è l'espressione della vitalità della scuola, perché appunto se riusciamo a far venire le persone, gli alunni a scuola il 10 luglio, vuol dire che la scuola funziona in tutti i sensi.